Buona serata, buon martedì, ben ritrovati a distanza di 2 settimane con Proteramo e sono state 2 settimane positive, possiamo dirlo, per la formazione biancorossa, 4 vittorie consecutive in campionato, un cammino adesso sì davvero convincente per l'11 di Tedino che domani alle 18.30 sarà impegnato in Coppa Italia contro la Viterbese in trasferta, una partita in cui probabilmente troveranno spazio le seconde linee, ma ovviamente la maggiore attenzione sarà sulla trasferta di nuovo a Potenza, ma stavolta con il Picerno, di domenica pomeriggio. Peraltro, curiosità, il Teramo proprio a Potenza, con il Potenza, ad ottobre fu l'ultima volta che si fermò in campionato, dopodiché la striscia positiva che sapete tutti. Ovviamente parleremo di questo, faremo un po' anche un po' di conti, ascolteremo il grande ex della gara, Nabil Caidi, che abbiamo contattato in mattinata, abbiamo registrato la telefonata con lui, lo salutiamo anche per la disponibilità, così come salutiamo l'ufficio stampa del Picerno, poi lo ascolteremo, parla di tante cose e sarà anche bello rivederlo, poi chiaramente ognuno domenica per la propria strada. Lo faremo con i miei compagni di viaggio, Francesco Di Francesco, ciao Francesco. Salve, buonasera. Ania Cantagalli, ciao Ania. Salve, buonasera a tutti. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Vediamo la classifica, Maurizio, che già ringrazio, Maurizio De Guin, regia, perché l'ultima volta che ci eravamo visti, innanzitutto la cosa che balza più agli occhi, Francesco, è che il Teramo era nella parte opposta della classifica, probabilmente in maniera speculare, non dico dove è oggi Rieti, ma quasi. C'eravamo in 14 giorni, ti può cambiare calcisticamente, sia chiaro, ma non solo la vita. Beh, 4 vittorie di seguito non è che capitano tanto spesso, insomma, ricordavano tutti a fine gara domenica che 4 vittorie della stagione 2014-2015, non ricordiamo, per meglio dire, ricordiamo come finì sul campo, perché finì in modo trionfale, poi finita mentre, come tutti sanno, e quindi mettiamoci una pietra sopra, lo si ricorda solo per le cose belle quell'anno calcistico. 4 vittorie di seguito ti proiettano, ti cambiano la classifica a qualunque livello, soprattutto per il Teramo che, come possiamo dire, stentava, più che balbettava, stentava a dimostrare quello che era il vero volto che tutti si aspettavano per quelle che sono le qualità dimostrate negli anni, nella carriera dei singoli giocatori. Ci siamo, l'abbiamo detto tante volte, ci ripetiamo e ci ripeteremo, che dico giocatori come Magnaghi, Mungo, Costa Ferrera, Bombaggi, Arrigoni, sono giocatori per i quali parla la carriera, parla quello che hanno fatto sin qui. Aggiungici che questa volta stanno tutti quanti insieme, con l'aggiunta anche di altri giocatori e con l'ottimo lavoro del mister, e in queste ultime 4 partite il Teramo ha giocato molto, molto bene, ha dimostrato che si possono vincere le partite, si può salire in classifica anche senza il bomber, se per bomber intendiamo il centravanti. L'uomo di 20 reti. Esatto, l'uomo di 20 reti, d'altronde Tedino l'ho sempre detto, preferisco 5-6 giocatori da 6-7 reti a testa che un giocatore da 20 reti, perché poi il solito discorso, no? Che poi magari ci sono dei momenti dell'anno in cui il bomber si incaglia. Appunto, poi nel momento che non va si dipende, dice no, dipendente da quello, dipendente da quell'altro, avendo più giocatori hai più soluzioni. Verrebbe da dire che il bello arriva adesso, ma insieme al bello arriva anche il difficile, intanto perché a Potenza con il Picerno sarà un'altra partitaccia, e poi perché nelle tre successive gare, Ternana in casa, Bari fuori e Regina in casa, e siccome a me da sempre piace fantasticare, anche quando ero ragazzo un pochettino più maturo, immaginate adesso, e quindi io già sogno come potrà andare in quelle 3 partite, mi esalto al solo pensiero. Oh Ania, vengo da te perché poi in realtà prima della partita con il Bisceglie io ho provato a fare domanda diretta
A Tedino lui giustamente in maniera diplomatica l'ha negato, però è indubbio che probabilmente il Teramo a livello di 11 iniziale una quadra l'abbia trovata, inutile girarci intorno, le due sottopunte, Magnaghi e Nonciancci, i quattro dietro, l'unico spesso è magari Arrigoni o Viero, però diciamo che non ci si discosta tantissimo come era successo ad inizio campionato, cioè adesso c'è un po' più certezza dell'11 iniziale? Ma io credo che a inizio campionato anche Tedino stesse cercando quella quadra che poi effettivamente adesso il Teramo ha trovato. Probabilmente per tutta una serie di fattori, anche per la conoscenza che ancora mancava tra i giocatori, per la conoscenza che Tedino magari per molti ancora non aveva, c'erano ancora dei tasselli da mettere insieme e nelle prime 9 gare si è cercato, lo staff tecnico in primis, di mettere insieme quei tasselli per far sì che poi il risultato che venisse fuori fosse positivo. A un certo punto, inserendo determinati giocatori, mi viene in mente in primis Ilari, ma anche Costa Ferreira ovviamente, quella quadratura è stata trovata. È stata trovata rinunciando al trequartista, che inizialmente si era pensato che potesse essere il modulo preferenziale, il 4-3-1-2, preferendo invece il centravanti da solo, tra virgolette, con due mezze punte alle spalle, che in questo caso nelle ultime gare sono Bombaggi e Mungo. Evidentemente questa è la soluzione migliore in questo momento per il Teramo per far sì che la squadra renda al meglio, anche magari mancando di qualche spunto in più da parte di Magnaghi sotto porta, ma sopperendo con appunto le qualità del centrocampo, delle mezze punte che trovano spesso e volentieri il gol, ma che allo stesso tempo riescono anche ad avere quelle capacità di inserimento e anche di interdizione che magari prima mancavano. A me più di Costa Ferreira sta colpendo molto Ilari, l'ho anche scritto nei giorni scorsi, secondo me è stato l'inserimento che più ha prodotto, almeno in questo momento, al Teramo, perché comunque ha una capacità di andare a contrasto sui giocatori, sugli avversari, che mancava un po' al centrocampo del Teramo. E poi ha capacità di inserimento che anche in questo caso, anche per questa considerazione, prima mancava. Poi ovviamente c'è Costa Ferreira, c'è ovviamente la condizione di tutti che è cresciuta, c'è ovviamente la conoscenza che man mano è salita, però ci sono stati secondo me degli inserimenti che hanno prodotto gli effetti sperati. Ilari non è un mistero che fino alla gara di Potenza Tedino non lo considerava, certo, almeno nell'11 titolare. Sì. Beh. Dalla gara di Potenza in poi, nonostante la sconfitta di Potenza, qualcosa effettivamente è cambiato. È stato un lavoro lungo che ha prodotto nel medio periodo dei risultati. Però, l'avevamo detto anche in questa sede, non era prima la classifica, quella che prima aveva il Teramo, quella classifica insomma adatta per gli investimenti estivi, per la qualità della rosa alla squadra biancorossa. Quell'equilibrio va mantenuto anche adesso. Non bisogna fare voli pindarici, bisogna secondo me invece approcciarsi come si sta facendo gara dopo gara e poi valutare il campionato che verrà. In termini assoluti non è neanche il settimo posto, il sesto la posizione ideale del Teramo per quello che si è fatto insomma fino a questo momento, soprattutto fuori dal campo, ecco. Un terzo quarto posto credo che sia un obiettivo esatto, più consono, più congruo, però poi è chiaro che nel calcio ci sono tante variabili che non sono propriamente soltanto quello del campo. Guardate il Potenza, era primo fino a 4 settimane fa, adesso è dietro. Esatto, se dobbiamo fare una valutazione sugli investimenti fatti, terzo, quarto posto, ci siamo. È quello, insomma, la posizione del Teramo. Poi ci sono tante altre variabili da considerare che sfuggono ai semplici investimenti, ecco. Chiaro. Sì, io credo a ragion veduta e approvo quello che dici. Secondo me la partita di Potenza, benché quella sia stata una sconfitta, ha rappresentato probabilmente il momento di svolta, perché in quella circostanza, pur uscendo sconfitta ma solo al 90esimo, io ero presente, quindi capisco che cosa deve essere passato nella mente di Tedino, di aver trovato probabilmente in quel caso alcuni uomini in punti nodali del campo a cui poi ha consegnato materialmente la squadra. Andrea, ti faccio vedere una foto, visto che abbiamo parlato di attaccanti, ti faccio vedere questa foto di sabato, eccola qua, non si vedono tanto bene, sono Cianci e il suo procuratore Alberto Bergossi. È chiaro che probabilmente
certamente nessuno ti può garantire il posto in squadra, però evidentemente Cianci non è contentissimo del fatto che ha probabilmente capito che in questo momento, e l'ha riconosciuto anche Tedino, in questo momento non è lui l'attaccante titolare del Teramo. Sì, da un certo punto di vista non ci vedo granché di strano, perché siamo nella fase anche preparativa del mercato. Poi è chiaro che quando certe decisioni vengono prese ai primi giorni di gennaio, queste sono il frutto anche di un lavoro, di una riflessione che le parti, giocatore, procuratore, società, fanno nelle settimane antecedenti. La strutturazione che ha trovato il Teramo ora e lì davanti è anche consona al reparto, perché visto che Birligea non lo possiamo praticamente considerare, il fatto che il Teramo abbia tre punte ci può stare che una giochi e gli altri due facciano da rincalzo o comunque da cambio. Peraltro, siccome noi abbiamo più volte parlato di questo reparto d'attacco nel quale manca la punta che faccia tanti gol, e si è parlato, anche perché ne ha parlato Tedino, del lavoro che devono fare gli attaccanti per permettere agli altri di segnare, avere due, non uno, ma due centravanti di manovra titolari, quando il Teramo lo faceva, giocavano ad esempio Cianci e Magnaghi, era probabilmente davvero uno spreco. Poi è evidente che uno lavora, cerca gli equilibri, va anche per tentativi, però alla fine si è materializzata questa considerazione, cioè che avere due giocatori, due centravanti che facciano il lavoro, diciamo, per gli altri più che finalizzare, erano davvero troppi. Con questo sistema c'è un centravanti che è di manovra. E abbiamo visto l'assist di Magnani per Ilaria. Qualche gol lo può anche fare, ne ha sbagliato qualcuno contro il Bisceglie, ha il merito di aver prodotto l'assist per il gol di Ilari, e quindi questo albero di Natale evidentemente comincia a portare dei risultati e riesce a garantire degli equilibri che questa squadra ha fatto fatica a trovare, ma ora li ha trovati, direi anche nel momento giusto, cioè nel momento in cui inizieranno gli esami più importanti per capire di che pasta è fatta questa squadra. Quindi, tornando poi alla foto che hai fatto vedere, ci può stare una riflessione, sta poi al giocatore magari accettare la sfida di essere ora uno che esce dalla panchina e fa il cambio di Magnaghi. Magari se dovesse allenarsi bene, cogliere al meglio le opportunità che Tedino gli concede in partita, può anche sovvertire questa gerarchia. Dopotutto siamo appena a inizio di novembre, la stagione è lunghissima e se le cose vanno come devono andare è estremamente probabile che il Teramo faccia i playoff e dunque la stagione sarà ancora più lunga. Quindi tempo ce n'è, bisogna avere la testa e la volontà di farsi trovare pronti. Se poi dovessero arrivare altre soluzioni, altre offerte da altre squadre più remunerative, che siano più vantaggiose secondo lui e il suo procuratore, magari parlandone col Teramo si arriverà a definizione. Mi permetto di aggiungere l'analisi perfetta dei concetti espressi da Andrea, che i giocatori parlano sempre di, sono tutti bravi ragazzi, sì, tutti bravi ragazzi, tutti bravi professionisti, parlano sempre di professionalità, fino a quando il piatto dove mangiano è pieno. Quando il piatto dove mangiano è mezzo pieno, ossia si gioca o non si gioca, e allora cominciano i problemi. Troppo comodo, perché non mi riferisco a Cianci come discorso no, generale. No, anche perché noi non sappiamo cosa sono detti. Magari si sono salutati. Certo, che Bergossi venga dall'Emilia Romagna fino a Teramo un sabato mattina. Magari sarà venuto per far capire a Cianci quello che sto per dire, ossia Cianci, guarda che, come si chiama Cianci il nome? Pietro. Pasquale? Pietro. Pietro. Caro Pietro, guarda che, attenzione, non stiamo polemizzando con Cianci, stiamo dicendo che Cianci si lamenta, perché poi tra l'altro poco fa ho detto il piatto pieno, il piatto mezzo pieno, è normale che chi gioca di meno in qualunque squadra, anche se questa squadra vince 4 partite di seguito e magari ne vince 8, questo è un altro discorso. Chi non gioca, un tantinello freme, certamente, certo, non è contento al 100%. Ma lo ha anche detto Tedino sabato mattina, però Piero lo sa, però, che in questo momento siccome deve avere pazienza. Bergossi è bravo nel suo lavoro, così mi dicono, io non lo conosco, gli avrà anche detto, guarda che all'inizio hai giocato tu, poi non hai giocato, adesso entri,
Adesso magari l'allenatore vede in una condizione migliore Magnaghi, perché al discorso di Andrea io aggiungo, con Magnaghi in campo si creano degli spazi per gli inserimenti di Mungo, Bombaggi e Costa Ferreira e Ilari sul gol. Con un altro tipo di attaccante di centravanti o di prima punta, gli spazi sarebbero decisamente diversi, perché sarebbe un modo diverso di fare il possesso, lavoro che fa Magnaghi. Non solo, ma poi in fase di possesso palla un lavoro diverso da parte di tutta la squadra. Sì. Non è solo che perché Magnaghi si allarga e lascia spazio al centro per gli inserimenti com'è, proprio il modo di in tutto di questo giocare. Contesto il Teramo ha più bisogno di un Cianci arrabbiato perché non ha il posto da titolare e se lo vuole riprendere, che non un Cianci che si arrende al fatto che Magnaghi è titolare e alza le mani. Cioè, hai detto bene tu, se quest'anno, come tutti ci auguriamo, il Teramo disputerà i playoff, magari partendo da una buona posizione, magari giocando, magari saltando il primo turno, per esempio, ma anche che se non fa mai male. Se non salti il primo turno, magari giocando anche più partite, veramente. Poi nulla vieta che il Teramo possa anche, incrociando le dita, non disputarli i playoff. Si sa mai, perché è vero in senso positivo. Sì, no, in senso positivo. Mancherebbe. Però pure lì ci sono le partite del triangolare con le altre prime. Sì, assolutamente. Peraltro, tra poco faremo vedere anche la rincorsa del Teramo. Noi qualche settimana fa avevamo fatto uno studio, no? Non succede. Due dati. Per usare quello splendido. Non succede. Ma se in quelle tre partite... Dopo Picerno, anzi, nelle prossime quattro, vedi che prima. Guarda, prima, che in realtà prima mi è scappato, ho detto. Mi è scappato. Ho detto apposta. Quando ho detto si vince, una squadra vince quattro partite, magari ne vince otto. Boh, fate un bel conto quali sono le prossime quattro. Che non succede. Non ci sono arrivato. Io mi sono fermato. Guarda, vi dico anche di più: non fino alla fine del giorno d'andata, fino alla fine dell'anno. Perché l'ultima partita del 2019 sarà con il Catanzaro. Sì, ma lì non ci voglio arrivare. Sono importanti. Scusami. Le prossime quattro. Ok, allora Ania, ti chiedo. Che non succede, ma se succede quello che penso io. Sei curiosa a questo punto di vedere, perché ci sarà la partita con il Picerno domenica, poi inizierà stranezze del calendario, perché tutte le big, praticamente il Teramo ce l'ha o alla prima, il Catanzaro, o tutte nelle ultime giornate. Ci sarà il vero e proprio tour de force che ci porterà fino a Natale con la prima di ritorno con il Catanzaro. Il Teramo avrà Ternana in casa, trasferta di Bari in casa con la Regina, la trasferta di Vibo Valentia con la Vibonese. Signori, la Vibonese, è vero che il Catania era a pezzi, ma ha fatto 5 gol al Catania. Poi il Catania, ultima del girone di andata, e poi si riprende il 22 dicembre in casa con il Catanzaro prima del girone di ritorno, sperando che la trasferta di Vibo sia una trasferta da dolce del capo. Mi ricorda sì, non da amaro del capo. Esatto. Mi ricorda il Natale, il Natale dell'anno di Rumignani, che poi il Teramo fu promosso in C1. Lì con chi, quali erano le sfide? Mi ricordo questo finale di girone di andata travolgente, c'era ancora la media inglese, adesso non si fa perché ci sono i tre punti, con i due punti il Teramo ai primi di dicembre mi sembra stava o più 2 o più 3 in media inglese. Non sono andato a rileggere il primo libro di del professor Serpentini, perché sennò sarei stato più preciso, e comunque stavo più 2 più 3 in media inglese, e la Gazzetta dello Sport in prima pagina, la parte di sopra alla testata, fece il richiamo sul passo che il Teramo stava dando al campionato. E ogni settimana quando parlavo con Rumignani mi diceva: mo pensiamo alla prossima partita, fammi vincere la prossima. Ovviamente quei tempi era tutto più bello, si andava allo stadio, non bisognava chiedere il permesso alla società o agli altri, si poteva parlare con i giocatori senza permesso, senza filtri, senza email, senza niente, si parlava con l'allenatore, si poteva andare a prendere il caffè, era un altro mondo che hanno vissuto però i colleghi. Puoi scrivere i colleghi su Instagram e gli mandi il messaggio direct. Ah, guarda Instagram. Come no? Sì, come scherziamo. No? Messaggio in direct. E Rumignani mi diceva sempre: mo pensiamo alla prossima, fammi vincere la prossima e poi vediamo. E dopo ti dico. E mi ricordo che vincemmo a Sassuolo e andammo a più 2 o più 3 in media inglese. Comunque avevamo un rendimento, infatti si vinse il campionato.
C'è Facebook o Twitter? Io non sto né su Facebook né e su questo Instagram, lo diciamo a scanso di equivoci, non hai social no, ma poi non, io mi sto riferendo anche perché no. Potrei dire che i colleghi meno giovani rispetto soprattutto a voi si ricordano di quel periodo, certo, lì, ma come che no? Si stava a bordo campo, no, si no, parlava, vero, si con l'anno di Ammazza l'Orso, ma guarda ti dico la verità, era un altro esposto, no, guarda, no, in generale era un altro mondo, era un altro rapporto con Pierpaolo Marchetti. Mi rivolgo ad Agna perché Pierpaolo è la stessa testata del Messaggero, e con Pierpaolo questo discorso l'abbiamo fatto tante volte, certo, in questi anni, e si vedeva l'allenamento a bordo campo, si parlava con l'allenatore. L'anno del primo Ammazza l'Orso, sì, mi sembra l'anno che fu che vincemmo poi il campionato sulla Ternana, 93-94, non me lo ricordo, non ti preoccupare, io per le date è una tragedia come i nomi, ricordo, è importante 94. Ricordare gli eventi, io stavo tante volte in mezzo al campo durante le partitelle, Ammazza l'Orso mi spiegava quello che facevano, che non facevano. Ecco, quando io faccio la stessa cosa con Del Neri, la stessa cosa con Vannini, quelli con i quali oggi sarebbe davvero adesso vanno un po' di moda alle porte chiuse, vanno di moda le porte chiuse, ma non solo a te, proprio vanno di moda a livello nazionale, ed era esaltante, era bello. Ecco perché a volte faccio la battuta, sono andato a ripetizione perché con gli allenatori si parlava di questo, al di là di tanti altri aspetti della vita, quando magari si andava a prendere un caffè al bar. Adesso i bar sono chiusi e quindi non ci possiamo andare. Sono chiusi? Beh sì, perché se no non si spiega perché non ci andiamo, è una battuta. Torno alla domanda che ti volevo fare prima. Sei curioso un po' di vedere, perché abbiamo sempre detto nei momenti di difficoltà del Teramo, e ad inizio campionato ce ne sono stati, beh, questa squadra però per come gioca probabilmente con le big che ti lasciano magari un po' giocare e non si chiudono tanto dietro potrebbe avere dei benefici. A questo punto, meno male, se fosse confermata la nostra ipotesi, meno male, perché intanto il Teramo dei punti li ha fatti. Sì, anche se poi alcune squadre meno accreditate sono venute al Bonolis anche per giocare, da ultima proprio il Bisceglie, che insomma non è che abbia espresso un calcio così, così malaccio, ecco, come invece la classifica poteva far pensare. Poi è mancato un po' di qualità nell'ultimo passaggio, nei controlli di palla, però insomma la manovra non era così male come si poteva immaginare. Secondo me la cosa positiva di questo Tour de Force è che molte gare si giocheranno in casa e quindi di conseguenza, a prescindere ovviamente dagli avversari che sono assolutamente quotati, il vantaggio di giocare su un campo molto largo, conosciuto, credo che il Teramo debba sfruttarlo. Poi per fare cosa? Ovviamente solo ai posteri la tua sentenza. Però ovviamente è un vantaggio secondo me da sfruttare. Premesso che prima che cominciasse questo ciclo Paganese, Virtus Francavilla, Casertana e Bisceglie, mi ricordo che dissi importante sarà ovviamente sfruttare i turni casalinghi in quattro gare, ma anche la trasferta. Perché vincere in trasferta, comunque sì, uscire indenni da una trasferta dà continuità, dà fiducia. Quindi le trasferte saranno importanti. Sulla stessa linea è stato Magnaghi, mi sembra la settimana scorsa, quando ha rilasciato delle dichiarazioni nella classica intervista settimanale, quando ha sottolineato che l'anno scorso con il Pordenone per vincere un campionato non ha mai perso in trasferta. Quindi di conseguenza le prestazioni lontano da casa sono assolutamente importanti, certo, perché in casa... Perché magari vinci in casa, esatto, rivinci in casa dopo due settimane, se in mezzo ci metti anche solo un pareggio... ti dà continuità di classifica. Certo. Importante è non cercare ovviamente di evitare la sconfitta in trasferta e magari anche cercare di vincere e ovviamente fare bene in casa. Quindi sono sì curiosa di vedere quali saranno le prestazioni del Teramo, fermo restando che poi... anche questo fatto di non riuscire a volte a chiudere la gara può essere contro le grandi squadre un fattore negativo, certo, perché magari costruisci tanto ma non riesci a concretizzare. Contro il Bisceglie non sei stato punito, sei stato punito con il Rende, sei stato punito con il Rieti, sei stato punito con il Viterbese. Con le grandi squadre a maggior ragione potresti essere anche punito, quindi ovviamente un po' di cinismo sotto porta, però questo stiamo andando a guardare in questo momento il pelo nell'uovo. Certo. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco con la seconda parte di Protera.
Seconda parte di Proteramo. Allora, nella prima parte abbiamo parlato di queste quattro vittorie, di questo momento molto positivo, speriamo che duri per parecchio tempo, ma c'è anche un altro lato positivo in tutto questo. Non è autocelebrazione, mi perdonerete se vi faccio vedere il ritaglio di giornale, perché ho provato a fare uno studio non tanto su quello che il Teramo ha fatto in queste quattro settimane, che è sotto gli occhi di tutti, ma perché spesso se ne parla, quanto è riuscita a recuperare sulle altre. Perché è vero, Andrea, di solito si dice in classifica, sì, magari sei dietro non di tanti punti, ma hai davanti talmente tante squadre che è difficile recuperare su tutte. E invece, e vi facciamo vedere la schermata riassuntiva, il Teramo ha recuperato, tranne che sulla Regina, su tutte. Queste sono le ultime quattro giornate. Ovviamente il Teramo le ha vinte tutte e quattro ed è la prima squadra sulla sinistra. Le dirette, tra virgolette, concorrenti, le abbiamo messe in ordine di classifica. La Regina ha fatto percorso netto come il Teramo, ma poi vedete che il Teramo ha recuperato 5 punti sulla Ternana, 6 punti sul Monopoli, 8 sul Potenza, 6 sul Bari, 5 sulla Viterbese, 8 sul Catanzaro e 9 sul Catania. E non vi dico quante squadre ha superato in questa rincorsa, tantissime. Mi sembra che fosse al 15° posto, oggi al 7, quindi 8 squadre ha superato. Velocemente, per quello, quando si parla di dell'andamento di un campionato e dell'importanza di una vittoria di un'altra al di là dei 3 punti, perché se tu vinci come in questo caso il Teramo 4 partite e tutte quelle che ti precedono frenano così. Ci sono stati degli scontri diretti ad onore eccezione fatta, eccezion fatta per la Regina, i 4 punti, le 4 vittorie, i 12 punti assumono un'importanza al di là del dato numerico 12 e 12, ma assumono un'importanza ancora più rilevante. Sì, Andrea, innanzitutto dicendo che la cosa più esaltante di questa schermata è l'omino che corre. Che sì, è l'icona dell'omino che corre. Mi fa impazzire. Ma in un campionato che è così livellato, che è così livellato, dove c'è grande equilibrio, chiaramente vincere le partite non è semplice. Inanellare una serie di 4 vittorie, chiaro che ti porta tanto giovamento in classifica. Anche perché poi il Teramo ha affrontato la sua, diciamo, crisi, il suo periodo di adattamento, proprio nelle prime giornate. Ci sono delle squadre, tipo il Catanzaro, che sono partite bene e poi si sono praticamente fermate, per non parlare del Catania, sì, in crisi assoluta. Tant'è che sono state anche due squadre che hanno cambiato allenatore. Il Bari anche ha avuto il suo momento di turbolenza, ha cambiato allenatore. E ora comunque continua non proprio a correre, semmai a corricchiare. L'ultima, quindi quattro vittorie, Catania, lì, sì, quattro vittorie consecutive, è chiaro che ti permettono su diverse squadre di recuperare diversi punti. E devo dire che sono stati recuperati diversi punti anche su diverse big, sì, perché la Ternana, per non parlare del Catania, ma Ternana, Bari e quant'altro, è stata una rincorsa molto molto proficua. Chiaro che c'è la Regina, che in questo momento è intoccabile, però come ho detto anche domenica, non perché il Teramo secondo me debba o possa ambire al primo posto, io mi ripeto, sono d'accordo con quello che ha detto prima Ania, però questi campionati possono anche portare una squadra ad allungare, ma poi chiudere i campionati è difficile. E se viene il braccino, poi sono dolori. Ricordatevi il Pordenone lo scorso anno, quanto ci ha messo a chiudere il campionato. Sì, sì. Ricordiamo, lo ha fatto anche Francesco, quello che ha combinato l'Alessandria qualche stagione fa. Poi chiudere i campionati è difficile, dominarli fino in fondo è difficile, perché poi vai incontro a un periodo di rilassamento, pensi che sia tutto fatto, cominci a perdere dei punti per strada e poi non ne vieni più fuori. Quindi campionato è ancora lunghissimo, a mio avviso la dimensione del Teramo è quella da terzo o quarto posto, secondo me quello sarebbe l'optimum, poi certo, vediamo. Oh, Ania, da adiuvandum rispetto a quello che avevi detto tu prima del turno infrasettimanale, soprattutto perché è arrivato in trasferta contro la Virtus Francavilla, rivediamo la schermata. Il turno infrasettimanale di campionato è la seconda riga che vedrete, guardate su quante squadre ha recuperato il Teramo.
ha recuperato 3 punti sulla Ternana, 3 punti sul Monopoli, 2 sul Potenza, 3 sulla Viterbese, 3 sul Catanzaro e 2 sul Catania, vincendo solo una partita a Francavilla. Perché i turni infrasettimanali non sono semplici, ci sono anche, insomma, in Serie A. Il Catania viene a 3 pareggi. Sì. Difficoltà di squadre anche quotate quando si vanno a affrontare turni infrasettimanali, perché si presuppone che tu sia già pronto a distanza di 2-3 giorni dal momento in cui hai giocato, e non sei abituato, soprattutto in Serie C. Certo. Quindi di conseguenza è una sfida nella sfida, perché poi la domenica successiva sei di nuovo in campo e magari non sei settato, insomma, per essere al massimo della condizione psicofisica e tattica anche il mercoledì, perché pensi domenica. Fare bene nel turno infrasettimanale, non sono moltissimi, di solito sono 4, insomma, al massimo sì, in una stagione, 5, 6, però è importante, può avere alla lunga una svolta positiva, appunto, se vengono ben interpretati. Adesso diventa... se rimettiamo la schermata, è anche interessante vedere il cammino recente del Bari, che ha cambiato allenatore, c'è Vivarini in panchina, ma nelle ultime 4 il Bari ha lasciato per strada 6 punti sì, rispetto a un Rolino perfetto. E tenuto conto che domenica ha pareggiato con la Vibonese in casa, a un certo punto perdeva anche, insomma, questo cambio in panchina, l'avvento di Vivarini, ha fatto così veramente bene al Bari, continua a perdere punti su punti rispetto alla rivale più accreditata in questo momento, che è la Regina. Sì, io a Bari sono soddisfatti, perché intanto è un rendimento migliore rispetto a Cornacchini. A Cornacchini. In più si sono visti segnali di miglioramento al di là dei risultati. Poi a Bari non hanno, come devo dire, timore di dire apertamente che aspettano il mercato di gennaio, perché sono capaci di comprare anche la Regina. Però la Regina, sai, probabilmente sì, potrebbe avere migliorare. Meno mi viene da dire, però da lontano, certo, come no, pure noi abbiamo le possibilità, però il migliorare una squadra, però mi pare che il Bari sia una squadra fortissima, sì, come se no, prendiamo l'organico, sì, sì, come poi, no, per quello forse anche dire, Cornacchini poteva avere bisogno di qualche altro innesto, migliorare l'organico del Bari, magari completarlo, perché forse Vivarini gradisce un difensore con certe caratteristiche, sì, leggevo oggi sul Corriere dello Sport, e con quelle caratteristiche non le ha, ma migliorare Sabione di Cesare Perrotta, e ho capito, difficile, esatto, ti ho detto, non è difficile, bellissimo migliorare l'organico della Campagnaro, non lo so. Sì, sì, no, ma anche perché poi in realtà, e io devo dire la verità, in un paio di circostanze l'ho vista, non ancora dal vivo, sono molto curioso. Però guardate che la squadra veramente che è più disposta, meglio in campo, e non a caso è primo in classifica, cioè la Regia non è lì perché ha Corazza che fa solo perché ha Corazza, no, perché che gioca bene, gol, e sì, Davis sì, che ha fatto già 4 gol. Sì. Signore, è una squadra che non prende gol innanzitutto, non te prende pochissimi, non ha mai perso, ha la retroguardia a 3, peraltro, come dicevo un po' di settimane fa, la riscoperta della difesa a 3, soprattutto si dice sempre un modulo che va bene ma con cui non vinci, mica vero. Lo vedremo. No, come non si vince? Domandolo a loro due, che hanno quel bianco e quel nero al posto dell'anima. Sì, chiedilo tra qualche mese anche a lui. A lui tra qualche mese. Adesso. Ah, bravo. Ma lui ancora deve vincere, è lontano. Ma lo sappiamo anche a Teramo. Bravo, stavo per dirlo, anche a Teramo. Quindi stavo pensando mentre parlavate alla partita di Potenza con il Picerno, dove magari tutti quanti sono pronti a dire che il Teramo è favorito, perché è vero che ha trovato una sua quadratura tattica, le espressioni tecniche stanno migliorando di partita in partita, stessa cosa la condizione. Adesso queste sono le partite che tu, vale per tutte le gare, sì, però sai, quando giochi con una pari grado, ma lì ti viene anche, è anche facile arrivare ad avere la concentrazione giusta, al massimo, la determinazione, yeah, quella rabbia, quel qualcosa in più che ti aiuta. È molto in partite, sì, esatto, sì, in partite come questa con il Picerno, tu devi essere bravo a giocare come
Hai giocato con la Casertana, come hai giocato con la Virtus Francavilla? Ossia, secondo me, come senza, hai giocato con la Virtus Francavilla? Esatto, senza avere sbavature sul piano della continuità, dell'attenzione, ecco, dell'attenzione continua, perché poi l'espressione tattica, ma anche soprattutto tecnica, viene di conseguenza. Assolutamente. Oh, visto che hai parlato della partita con il Picerno, ti faccio riascoltare la voce, anche qualche movenza abbiamo coperto con delle immagini di repertorio. Nabil Caidi, che è stato gentilissimo questa mattina, l'abbiamo ascoltato, lo sentiamo su tanti argomenti, una bella intervista lunga, godetevela. Allora, eccoci con Nabil Caidi. Ciao Nabil, innanzitutto ben risentito. Ciao, ciao, è piacere mio risentirti. E allora, a distanza di qualche mese, la strada del Teramo e la tua torna ad incrociarsi, stavolta non come è stato per tanti anni dalla stessa parte, ma su parti diverse, perché domenica per te questa è una partita particolare. Sì, sì, sicuramente domenica per me sarà una partita veramente particolare, perché comunque dopo così tanti anni passati con la maglia del Teramo sarà una grande emozione tornare a giocare contro il Teramo. A distanza di qualche mese, che cosa ti resta dell'addio in estate con il Teramo? Rimane sicuramente dispiacere, perché comunque avrei voluto continuare sicuramente a indossare la maglia del Teramo, perché per me era diventata come una seconda pelle, e quindi c'è un po' di dispiacere, però allo stesso tempo mi rendo conto che la società ha fatto delle scelte, quindi sto andando avanti per la mia strada e seguo il Teramo con grande interesse, perché comunque rimane sempre la mia squadra con cui ho passato anni troppo belli, e quindi faccio sempre il tifo per il Teramo, a parte domenica. Certo, che idea ti sei fatto di questa squadra? Hai visto, insomma, un inizio un po' difficile, adesso 4 vittorie consecutive, che idea ne hai? No, beh, è una squadra ben attrezzata, hanno fatto secondo me un ottimo lavoro, secondo me la squadra è forte. Immaginavo che non era semplice, dopo aver cambiato quasi tutta la squadra, partire e trovare subito risultati e continuità, quindi immaginavo che non sarebbe stato facile, però immaginavo anche come infatti è accaduto, che il Teramo venisse fuori, perché ha preso giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato, che giocatori che per la categoria sono veramente forti, quindi immaginavo che il Teramo andasse su in classifica, ecco. E per quanto invece riguarda voi, Nabil, dopo invece una situazione quasi un po', diciamo, speculare, un ottimo inizio, adesso invece qualche piccola difficoltà? Sì, noi siamo partiti con grande entusiasmo, perché comunque l'anno scorso hanno vinto il campionato, e quindi c'era grande entusiasmo. Le prime partite siamo partiti molto bene, adesso stiamo facendo un po' più di fatica, ma era tutto preventivato, perché comunque siamo una realtà molto piccola, con giocatori che comunque si affacciano al professionismo per la prima volta, quindi siamo una realtà che comunque si deve salvare, e lotteremo fino alla fine per raggiungerla. Domenica ti toccherà quasi certamente un duello o con Magnaghi, che sta giocando di più, o con Cianci. Sì. Sono due attaccanti differenti, forse Cianci è più della tua stazza, Magnaghi un po' più mobile, ecco, li conosci anche dagli anni precedenti. Sì, no, sono attaccanti molto, molto forti, e quindi sarà sicuramente difficile per noi domenica affrontare attaccanti di questo genere, però comunque il Teramo in generale vedo che attacca con tanti uomini e che ha tanta qualità, e nel reparto avanzato chiunque ci sarà comunque
una partita molto difficile. A voi invece mancherà l'altro ex della gara, Claudio Sparacello, che è infortunato. Immagino ci tenesse tantissimo anche lui ad esserci. Sì, 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 infatti è molto dispiaciuto. Purtroppo ha avuto un problema alla caviglia e quindi sicuramente sarà fuori. E lui, sì, anche lui mi ha detto che è molto dispiaciuto perché ci teneva tanto a giocare contro il Teramo, che comunque lui l'anno scorso si è trovato molto bene. Gli è rimasto un bel ricordo anche a lui di Teramo, quindi sarebbe stato bello anche per lui giocare domenica. Senti Nebile, noi a Teramo ti abbiamo conosciuto anche in zona gol, però spesso e volentieri di testa. Invece abbiamo visto a Viterbo che hai fatto un gol ad inizio anno da attaccante consumato. Sì, sì, diciamo che a Viterbo ho giocato, come si dice, il jolly della carriera forse. è andata bene quella partita, ho fatto un bel gol, sì, di solito faccio più gol di testa. In questo caso mi sono trovato in quell'occasione a fare questo gol, che è molto bello, dai, mi fa piacere, però ecco, alla fine devo cercare sempre di difendere più che attaccare. Certo. Senti, ti lascio con le ultime due domande. Allora, la prima, sì. Che, tornando un po' indietro magari nel tempo, innanzitutto che ne pensi di questa accoppiata a Latina con il vostro ex allenatore Maurizi, che ritrova una persona che tu conosci benissimo come direttore sportivo, che ritorna, Marcello Giuseppe? Sì, la settimana scorsa ho saputo questa cosa, che Marcello era andato a Latina. È una bella accoppiata, perché comunque a mio parere sono due grandi intenditori di calcio e con entrambi, a entrambi mi hanno dato tanto a me. E Marcello, come ben sai, ho passato tanti anni e quindi mi ha cresciuto, perché sono arrivato a Teramo con lui, che ero un ragazzino, e sono diventato grande con lui, quindi mi ha aiutato tanto. E Maurizio l'anno scorso mi ha dato tanto anche lui, perché mi sono trovato molto bene come persona e come allenatore, e quindi credo che ci sono le carte in regola per fare bene, credo. Adesso io non ho seguito bene la vicenda della quindi mi auguro per loro che possano fare bene. L'ultimissima, ti lascio, sicuramente le avrai fatti di persona, però qualche consiglio da papà per Ivan Speranza, che insomma è diventato papà qualche ora fa. Non so se gli ha dato qualche buona dritta. Spesso te le dava lui in campo, magari te gliele puoi dare fuori in questo caso. Sì, vabbè, l'ho chiamato ovviamente domenica sera per fargli le congratulazioni e gli auguri, e gli ho detto che è finita la pacchia, perché comunque quando diventi papà è la cosa più bella che ci sia, però comunque ti porta via tanto impegno a livello fisico e mentale, però ho detto che è la cosa più bella che ci sia, giustamente la famiglia e i bambini sono il motivo per cui vivere, ecco. E quindi gli ho augurato il meglio, e se lo merita, perché è un bravo ragazzo e un grande amico, perché abbiamo passato anni indimenticabili insieme. Grazie Nebil, a presto. Grazie a voi, grazie. E questa era la telefonata con Nebil Kaidi. Ovviamente anche noi facciamo gli auguri ad Ivan Speranza, alla compagna, soprattutto alla piccola Sofia. Anya, un paio di considerazioni veramente rapidissime. Si vede che comunque un po' ci avrebbe tenuto Kaidi a rimanere, seppur con un nuovo progetto totalmente rinnovato, però è una... Spesso si parla di appartenenza, però poi lui, che è di Ravenna, l'appartenenza ce l'ha comunque, quindi poi non vuol dire dove sei nato. Io credo più di un po'. Avrebbe voluto provare a continuare, a prescindere insomma dal nuovo progetto, anche se magari fosse stato un progetto
diverso, secondo me gli sarebbe piaciuto continuare a prescindere proprio per il legame che si era insomma creato con Teramo ormai da, da 7 stagioni, gioie, dolore, insomma caide, ne ha viste di ogni, ne ha passate di ogni come i tifosi, quindi ovviamente se non sei un insensibile come Neville non è normale che insomma ti leghi a una determinata piazza, a determinate ambizioni, anche insomma per le vicissitudini che ci sono state, si era creato un gran bel rapporto. Poi purtroppo a volte la vita ti mette di fronte anche a scelte che non vuoi fare, è andato a scadenza, il contratto è scaduto, quindi non è stato rinnovato e di conseguenza ha dovuto scegliere un'altra sistemazione. Credo in cuor suo sarebbe stata la scelta che non avrebbe mai voluto fare, come credo anche lo stesso per Ivan Speranza. Però poi, ripeto, purtroppo nella vita non sempre le cose vanno come si auspica. Certo. Te l'avresti... Io ricordo, per esempio, quando è arrivato, e Andrea mi è testimone, lui è molto, molto più, ha molto più memoria di me, ricordo che quando è arrivato Caidi... Nessuno ne sapeva niente, poi con questo nome strano è arrivato come un rincalzo e poi pensava che la sua avventura... Quando abbiamo imparato ad apprezzare Speranza, l'anno che poi è rimasto a Teramo, era andato al Martina Franca, se ve lo ricordate. Sì, sì. Certo. Ecco appunto, no, perché dopo tutti sono bravi e compagni alberghi, quindi anche quelli che sono bravi, Speranza non era più un giocatore del Teramo, quindi un eventuale errore, tra virgolette, era stato già commesso... Poi il Martina si smontò. Esatto, sì. Poi il Martina mi sembra che non si iscrisse. No. Ci fu una rivoluzione. Allenava Ciullo, che poi fu esonerato. Andarono via diversi giocatori. Esatto. E Speranza, che aveva giocato, mi pare, anche una gara di coppa e forse aveva anche segnato, tornò a Teramo. Tornò a Teramo e ha dato quello che ha dato. E peraltro. Sono giocatori che hanno scritto belle pagine, sì. Si gira un libro, si sfogliano le varie vicende e si va avanti. Assolutamente. Anche in questo momento va tutto bene, quindi ci mancherebbe. Assolutamente. Oh, no, io penso, voglio dire questa cosa, che comunque Nabil Caidi resta comunque nella storia del Teramo per la sua parte, perché è stato un pilastro della squadra che è salita fino alla Serie B. Ed è stato un pilastro anche negli anni difficili, perché non ci dimentichiamo quel salvataggio sulla linea nel playout con Lumezzane, che vale più di un gol, perché vale la permanenza in una categoria che tuttora il Teramo, anche col cambio di proprietà, continua a mantenere, e molto dipende anche da quel piedone messo lì. Quindi Nabil Caidi merita appunto grandissimo rispetto, e la sua parte la sua piccola parte nella grande storia di una società calcistica comunque lui ce l'ha. Mi permetto di aggiungere che tutti i protagonisti di quell'anno lì, della stagione 2014-2015, fanno parte della grande gloriosa storia del Teramo Calcio, per come è stata quella stagione, per come si è conclusa sul campo. Poi altri giocatori che sono rimasti hanno continuato a dare il meglio, e credo che Caidi venga ricordato per la serietà, ma per quel salvataggio sulla linea con il Lumezzane. eravamo retrocessi, sì, se ci penso ancora mi sembra con una squadra molto inferiore a te. Con una squadra decisamente inferiore a te. Peraltro io ricordo quella partita, per esempio, infatti di quell'anno ricordo praticamente nulla, cerco evidentemente inconsciamente allora, ho cancellato tutto. Io ricordo, me lo dovete far leggere. Ugolotti. Ricordo che quella partita ce la raccontò Andrea dal Bonolis, quella partita, e la definì al triplice fischio 96esimo, non lo so. La definì come la partita più brutta che avesse mai visto da quando fa... E confermo. Teramo Lumezzane, stagione 2016-17. 2016-2017. Lo specifichiamo perché so già che Maurizio in regia
gli serviva il riferimento della stagione e adesso, se tanto mi dà tanto, sta scartabellando le cartelle di file e tra poco vediamo questa meraviglia di partita. Oddio, negli ultimi anni di partite brutte, se ne sono fece male Spifo, messo dentro imparato. Con la difesa a 5, se ne sono viste tantissime. Sì, insomma, ecco. Sì, assolutamente. Oh, Maurizio, e sono stati anni, come devo dire, bui, chiamiamoli così, più o meno, e lo dicevamo a fine partita in sala stampa, il corridoio là, insomma. Vabbè, dove parlano i protagonisti a fine partita, con Ilari, ossia Ilari di oggi. Sì, quello era il primo anno di Ilari. Sembra il fratello più bello e più bravo dell'Ilari. Perché in un contesto diverso. Ma perché appunto, ma io infatti tante volte ho detto, determinati giocatori, anzi secondo me quasi tutti, per non dire tutti, inseriti ognuno nel proprio posto, nel tassello come si deve, rende di più, anche di più di quello che può dare. In una squadra sbagliata anche il giocatore eccolo qua, l'abbiamo trovato, rende di meno. La gara da infarto. E Ilari dei primi due anni a Teramo, insomma, questa non era l'Ilari che stiamo vedendo adesso. Però spesso si fa, perdonami, sì, Jacopo, l'errore di pensare, prendo spunto da quello che ha detto prima Francesco, che magari ricordare il passato, Infantino, Sparacello, Proietti e quant'altro, sembra implicitamente un voler togliere qualcosa a chi c'è adesso. No, no. Invece secondo me è, ovviamente nel limite del caso, insomma, non si può prescindere ovviamente dal recente passato, cioè non si può prescindere dal fatto che il Teramo ha un nuovo progetto perché l'anno scorso è rimasto in Serie C e ci sono stati dei giocatori, un allenatore, così come l'anno precedente, così come l'anno precedente ancora, è chiaro che non sono stati anni idilliaci, però tutto ha portato ad essere Teramo di oggi, sì, sì. Quindi di conseguenza ricordare quello che è stato non è un togliere automaticamente qualcosa. Poi a quello che c'è adesso. È cronaca nel ricordare queste cose, perché Caidi domenica è un ex che gioca, certo, contro il, certo, Teramo. È uno, no, ma era un riferimento a cose ascolto, che magari sono secondo me esagerate. Sono d'accordo, è vero, sia nelle nefandezze calcistiche di questi ultimi, sì, anni, il Teramo bene o male, con bravura, con fortuna, chiamatelo come volete, ha conservato la categoria. È come che oggi, come la crescita di una persona. Esatto, cioè, sì, e oggi con questa nuova proprietà che sta facendo di tutto per portare in alto il Teramo, possiamo goderci, ecco, diciamo, ecco questi perché, momenti. Perdonatemi, mi perdonerete, ecco perché io non me ne vorrà, se mi ascolta, non me ne vorrà, ma io sinceramente il termine bonificare lo accantonerei, non lo avrei mai utilizzato, perché ecco, non c'è salvataggio. Questo è il salvataggio su Speziale. Guarda là. Sì. Su Speziale. Guarda là, l'ultimo minuto, guarda come stavamo. Non era l'ultimo minuto, per quel Teramo lo era. Esatto. Perché se prendevi gol là non lo rifacevi. Che mancava un paio di minuti. No, eravamo a metà ripresa. Al 61esimo. Ah, il 61esimo. Quindi prima di metà, ma il Teramo non avrebbe mai risegnato. Ero convinto che era verso la fine, perché tanto risulta togli. Bravi quelli che hanno conservato, bravi tutti. Andrea, Maurizio, ritrovarlo. Maurizio è stato fenomenale. Dicevo, ecco perché io ripeto, siccome le parole sono importanti, poi probabilmente è stato fatto per dare un'idea più compiuta, però diciamo che il verbo bonificare è stato infelice. Non me ne voglia Andrea Iaconi, non se la prenderà per questo, però io gliel'ho detto, è stato un po' infelice. Gliel'ho ricordato, ma lui mi ha detto che il bonificare non si riferiva alla questione tecnica, no, ma in generale, ai giocatori. Sono d'accordo, se io dico te, devo bonificare gli ospiti della mia trasmissione, voi come la prendereste? Anche se non mi riferisco, sì, esatto, devo bonificare la mia trasmissione, è voi vero, mi sentireste parte in causa. Gliel'ho ridetto, rimproverato tra virgolette molto amichevolmente a Andrea, ma lui mi ha spiegato che non era riferito ai giocatori, era riferito a tutto, tutto il sistema, allargandolo anche a tutto ciò che è il calcio della nostra regione. Certo. Oh, Andrea, per chiudere, visto che siamo in chiusura, Maurizio mi ha detto che devo mandare la sigla, però visto che ne abbiamo parlato con Nebil, sì, e Francesco ha detto prima, i protagonisti
di quell'annata 2014-2015, alla fine tutti quanti più o meno si sono ricollocati e in varie parti ovviamente ne mancava uno, Marcello Di Giuseppe, che è andato a Latina. Gli facciamo un in bocca al lupo, insieme ad Agenore Maurizi. Un pareggio domenica con la Turris. Sei curioso di vederlo di nuovo all'Opera? Sì, sicuramente sì, immagino insomma fosse un'occasione che lui aspettava, perché insomma la squalifica è finita di recente. Certo che non è facile, perché la piazza è importante, ha un trascorso recente di un certo rilievo, il girone è difficile e anche quasi compromesso se parliamo di primo posto. È chiaro, lui è stato molto bravo a farlo a Teramo, è bravo nel costruire un progetto, quindi se si chiede il risultato immediato ora probabilmente sarà difficile. Se la Latina avranno la pazienza almeno di aspettare qualche stagione, magari Latina potrebbe togliersi delle soddisfazioni, però insomma anche per lui è un momento di ritestarsi sul campo. Assolutamente, peraltro i colori sociali sono quelli giusti, ma scherzi a parte, ci sono alcuni giocatori che noi conosciamo, per esempio, che abbiamo conosciuto l'anno scorso in Serie D. Maurizio, mi inquadri per cortesia? No, non lo inquadrare. Vi rendete non lo inquadrare. Con un azzurro e con due bianconeri, okay. Ma non normali. Sì. Questi, voi li vedete, esatto, bella compagnia. Buona compagnia. Sì. Questi voi li vedete, sembrano persone normali. Quando si parla di nero azzurro e di bianco nero, diventano peggio del dottor Jekyll e Mr. Hyde. È una cosa indescrivibile. Assolutamente. Restano delle brave persone. Meno male che lo dico. Peraltro, la curiosità è che ci sono a Latina proprio dei giocatori che noi abbiamo imparato a conoscere in Serie D. Per esempio, Gerevini, che avevamo conosciuto a Materica, c'è Del Duca, che stava alla Vastese l'anno scorso, a Campobasso. Insomma, è una squadra che. A proposito di. C'è Ranellucci. Sì, e a proposito di Serie D, occhio al Picerno, perché c'è Walter Guerra, che giocava nell'Agnonese, un terzino sinistro, fa il quinto, molto interessante. Poi gioca i suoi scampoli di gara anche a Amilcare Fiumara, che ha giocato delle stagioni in Serie D a Pinetodo, dove era un under. Sì, quindi anche lì ci sono dei riferimenti come quelli che hai citato tu nel Latina. Vediamo il prossimo turno rapidissimamente, Maurizio. Rapidissimo. Vibonese Rieti, Cavese Catanzaro, Monopoli Viterbese, Picerno Teramo. Ovviamente domenica pomeriggio la seguiremo insieme. Regina Casertana, Virtus Francavilla Rende. Poi Bisceglie Bari, Catania Sicula Leonzo, Ternana Paganese, Avellino Potenza. Grazie a Francesco Di Francesco. Grazie Francesco per essere stato con noi. Grazie a Dania Cantagalli. Ciao Ania. Ci vediamo domenica per vedere insieme Picerno Teramo. Saremo io e te, mentre Andrea Costantini sarà. Ah, ok, ho capito. Sarà Alfanini di Giulianova. Per Giulianova Giustese. Ecco perché si era trattenuto. Vabbè. Grazie a tutti. Vabbè, ci sta. Arrivederci. A martedì prossimo.